Questa è la storia di Vincent Willem van Gogh, o forse dovrei dire Vincenzo Guglielmo van Gogh. Chi è questo uomo, Federica? Non lo so, andiamo a scoprirlo insieme. Allora, Federica, Vincent nasce in Olanda nel 1853. Durante la sua vita non sapeva chi voleva diventare. Inizialmente lavorò in una casa d'arte e vendeva fotografie e dipinti a Parigi. Poi a Londra fece l'insegnante. Suo padre era un pastore protestante e Vincent decide di diventare predicatore e visse tra i poveri minatori del Belgio. Prova tante cose, ma nulla di tutto ciò gli piace, finché suo fratello Theo gli dice: Vincent, sei bravo a disegnare, perché non fai qualcosa con l'arte? Ed aveva ragione, perché Vincent disegnava e disegnava continuamente. Poi va a Bruxelles e impara a padroneggiare il disegno prospettico e anatomico. Bruxelles cos'è? Bruxelles è una città, è un posto. Sì, come Milano. Vincent è carichissimo e ciò che disegna rispecchia molto il suo stato d'animo. Tieni già! Infatti Federica nel 1882 disegna un albero senza foglie con le radici che escono dalla terra, in un paesaggio nebbioso simile ai pensieri contorti di Vincent, che si sente abbandonato e solo e non trova chi lo può capire realmente. Immerso in un ambiente gelido e ostile, lui infatti diceva: «Penso a me stesso come un esule, come un pellegrino su questa terra». Voleva anche far vedere e mettere a nudo la povertà dei contadini. Infatti nel suo dipinto I mangiatori di patate disegna 5 contadini che stanno mangiando patate e bevendo caffè, immersi nell'oscurità, e poi c'è una lampada a petrolio che porta un po' di luce. Il dipinto fa vedere la dura vita dei contadini. Infatti, se noti, Federica, i contadini hanno facce e mani ossute e volti spigolosi scavati dalla fatica. Poi va a Parigi nel 1886 e conosce artisti wow, da paura, come Renoir, Monet, Gauguin e gente del genere che io non conosco. E attenzione, perché qui cambia tutto, perché Vincent scopre un mondo nuovo fatto soprattutto da colori e luci. Ed è così che passa dall'usare colori scuri a colori più luminosi e meno mischiati. I suoi colori si intensificano e diventano molto più forti. Van Gogh ha fatto tanti autoritratti. Vuoi sapere perché, Federica? Come no? Oh, non mi interessa, io te lo dico comunque perché l'ha fatto. Perché a Parigi, Federica, Van Gogh aveva pochi soldi e i modelli che si mettevano in posa chiedevano tantissimi money, e quindi per risparmiare money usa se stesso come modello e usa lo specchio per autoritrarsi. A Parigi fa amicizia con quel baffone di Gauguin e diventano best friends forever. Vabbè, forse non best, vabbè, forse nemmeno forever, perché Van Gogh e Gauguin vanno a vivere insieme nel sud della Francia per allontanarsi dallo stress della città. I due però avevano opinioni artistiche molto diverse ed è così che litigano e il nostro Vincent si taglia una parte dell'orecchio. Non so perché l'abbia fatto. Il giorno dopo viene portato in ospedale, ma lui barcolla ma non molla e continua a disegnare nonostante la sua malattia mentale, e alterna periodi di lucidità e felicità a periodi di depressione. In questo periodo, nonostante le sue allucinazioni, dipinge La notte stellata, un'opera che mette in contrasto la tranquillità in basso e il caos in alto, pieno di pennellate violente. Per Van Gogh questo cielo notturno è una metafora del mistero dell'universo, in cui ci sono cerchi luminosi che brillano, che sono le stelle, e un villaggio tranquillo in basso. E poi c'è un bel cipresso che lega tra terra e cielo, simbolo di un'aspirazione all'infinito, la ricerca della pace interiore, specchio dell'anima di Van Gogh. Perché Van Gogh fa disegni del genere? Vuoi saperlo? Lui non vuole descrivere la realtà dal suo punto di vista, anzi se ne sbatte altamente, ma fa il contrario, è la realtà che diventa la creazione della sua mente. Ed è così che ha dato via all'espressionismo, un movimento artistico che ha influenzato l'arte moderna. L'artista esce dal manicomio e va al nord dal dottor Paul Gauguin, un medico che si prende cura di lui, e Vincent dipinge anche lui. Vincent certe volte perdeva ogni contatto con la realtà e nel 1890 muore con un proiettile nel corpo. C'è chi dice che si sia sparato suicidandosi e c'è invece chi dice che sia stato qualcun altro a sparare Van Gogh, ma il fatto è che è morto. E mentre stava morendo in braccio a suo fratello Theo disse: questa tristezza durerà per sempre. Cioè, immagina uno che sta per morire e sa che sta per lasciare questo mondo, ma il suo stato d'animo è così intenso e depresso che lo porta a credere che anche dopo la morte la sua depressione continuerà con lui per sempre. Van Gogh oggi è uno tra i pittori più famosi nel mondo e le sue opere vengono vendute a milioni e milioni di dollari, e i suoi nipoti fanno i money
cosa c'è di strano in tutto questo? Ci deve essere qualcosa di strano, no? Se no finirei qui il video. Van Gogh è diventato famoso solo dopo la sua morte. Lui ha dipinto solo negli ultimi 10 anni della sua vita. Pazzesco! E nessuna di queste è stata venduta durante la sua vita, se non una sola opera, che fu comprata da una donna che era innamorata follemente di Van Gogh e quindi la comprò per avvicinarsi a Van Gogh e non per la sua arte. Cioè, ti rendi conto? Quest'uomo ha realizzato più di 800 opere. Le persone gli dicevano: a noi non piace quello che fai, i tuoi dipinti fanno schifo. Veniva preso in giro anche dai bambini e veniva chiamato The Crazy Redhead, ovvero il tizio pazzo con i capelli rossi. E quest'uomo ha continuato comunque fino a più di 800 opere. Ammazza, oh! Ma se sapeva che nessuno fregava qualcosa dei suoi dipinti, perché ha continuato? Perché amava ciò che faceva, anche se gli altri non lo capivano, lui continuava comunque. L'unico che lo capiva e lo incoraggiava era suo fratello Theo. Non importa come ti vedono le persone, ma che tu faccia ciò che ami. Ovviamente deve essere qualcosa di lecito e utile, cioè non è che qualcuno adesso arriva e dice: io amo spacciare e allora spaccio, perché quello lo faccio già io. Scherzo, spero che Salvini non venga a citofonarmi.